troppo veloce, no? Ah, che bello. Bellissimo, guarda. Tra un quadro, visto così. Ci troviamo nella valle del Nanaito. Abbiamo scelto come base per le nostre esplorazioni. Questa zona è molto ricca di grotte e di altre bellezze naturali e anche archeologiche. Oltre a queste porcherie lasciate da persone poco sensibili. Scopa inglobata dalla natura. La natura si sta nutrendo dei prodotti di scarto dell'uomo. La nostra prima esplorazione qua nella zona è stato il canyon Bade Pentuma. Poi siamo andati a Tiscali e la dolina su Sercone. E nei prossimi giorni andremo a visitare le grotte Saoke Subentu e Eriche Artas. Quasi ho riempito un bidone in pochi metri quadri. Qui c'è un altro buco vicino alla grotta del Subentu. Scende giù con alcune verticali sulla grotta Saoke, che si trova un po' più giù. Grotta Subentu. Tebi, voi due aspettate là che dopo torniamo. Sentite anche voi il vento che dà il nome a questa grotta, Subentu. Un po' di corrente. Ti serve che la porta che tira aria. Eccola. Dall'aria che passa in questo cunicolo, questa grotta è stata nominata Subentu, che significa il vento. Questa bella formazione di stalattiti è stata deturpata da vandali, non so come definirli. Tutti questi stalattiti distrutte. Dove la natura ha impiegato migliaia di anni, l'uomo in pochi secondi. Gli abbiamo rovinato il filmato serio, dai.
Il signore degli anelli, il signore dei... Da questo buco si arriva fino al ponte di roccia sopra i laghetti. Mandiamo lo specializzato in buchi profondi e stretti e umidi e pelosi. Sono sospeso, guarda. Bella Madonna! Ma vaffanculo comunque! Ti hai fatto male? No, ma ho preso una gran caga! Mi è arrivato in testa! Dove sei, Giorgio? Ti illuminiamo. Stanno per congiungersi nell'estremo atto d'amore. Una stalagmite e una stalattite. Censura, taglia. Aggiunta l'ora sfogliata. E si stringa parecchio. Forse non vale la pena di fare impronte di scarpe dentro. E quella lì, questa qua, no. Prosegue. Sara. Finisce qua, ragazzi. Questo deve essere il sifone che si collega alla grotta Saocchi. Thank you.
più a sinistra, che c'è più alla tua destra. Guarda ancora, l'altra parte, l'altra parte. La cascatina. Madonna, il pirata. Vai. No, bella. Ti piace questa vita all'aria aperta nella valle dell'Anaito? Ti piace o no? Mi sa di sì. Pane sardo e tonno. Aggiungiamo anche un po' di rosmarino per gli aromi. L'albero della Befana.